ti dimostro che non funziona. Quante volte ho sentito questa frase? È la frase che va per la maggiore, soprattutto quando entri in una scuola nuova, tu sei il nuovo e il maestro è di quelli un po' così, un po' spiritosi, vuole dimostrarti che tutto quello che hai fatto precedentemente non serve a niente, che solo lui è il detentore dell'unica reale difesa personale, sistema di combattimento, suprema verità, quello che vuoi, insomma. Ok, adesso parlando in modo serio, il punto di queste dimostrazioni che sono dei veri colpi bassi, perché tu prendi una persona che è nuova in un ambiente, la metti in un contesto diverso da quello in cui normalmente si allena e la metti in difficoltà già sapendo che cosa ti porterà, perché poi funziona così. La persona ti chiede, ah, fammi vedere questa difesa da pugno, guarda la difesa e poi ti mette in difficoltà apposta. A parte questo aspetto, il punto è che tutto il sistema, tutta la logica di questo sistema non funziona. Qual è il banco di prova della difesa personale? Di sicuro non le prove in palestra. E quindi che cos'è che succede? Succede che queste persone, spesso, lo dico molto sinceramente, maestri che vogliono farsi una pubblicità in breve tempo, prendono una serie di tecniche di altri maestri e dimostrano che non funzionano. Qual è la fregatura di questo modo di pensare? È che sì, vorrebbe dimostrare che una tecnica funziona o no nella realtà con dimostrazioni che non sono reali. Ma perché? Perché non è possibile riprodurre un qualcosa di reale in un contesto che non è reale, per forza di cose. La palestra, l'allenamento, non è reale. Deve preparare la realtà, ma non è reale. Ci sono delle simulazioni che possono essere realistiche, ma comunque non sono reali. E allora? E allora l'unico banco di prova è la logica di quello che fate. E se la logica di quello che fate è cercare di dimostrare che qualcos'altro non funziona, beh, signori miei, non funziona.